Un momento difficile per tutta l'Italia. Ieri sera, stanotte abbiamo avuto un momento di estrema difficoltà, soprattutto e anche in Calabria. Moltissime persone calabresi che vivono nelle zone arancioni hanno preso i treni, i pullman per tornare a casa, assumendosi anche loro un grande pericolo perché entrare in treni stipati, in pullman stipati, contemporaneamente creando un grande allarme in Calabria. Perché? Perché chiaramente c'è paura che venga infettata anche questa terra, c'è paura che questa terra non sia in grado di sostenere un'emergenza come quella sostenuta per esempio dalla sanità in Lombardia. Non siamo all'altezza, non siamo in grado, arriviamo da anni e anni di commissariamento, piani di rientri, tagli sanitari, tagli sul personale, tagli sulle strutture, quindi c'è un grande allarme e molta paura. Io chiedo veramente a tutti, e questa è la preoccupazione, una grande collaborazione. Collaborazione, evitare di scendere in Calabria e soprattutto chi è in Calabria, prendere le giuste precauzioni, avvisare le autorità e a tutti i calabresi in genere, assumiamo tutte le precauzioni che possano difenderci, evitiamo che dilaghi questo virus. Io credo che uniti ce la facciamo, uniti ce la faremo, però serve in questo momento un grande senso di collaborazione e di responsabilità da parte di tutti.